Ciao a tutti ragazzi, la puntata di oggi vuole essere una cosa diversa da quello mostrato di solito sul canale. Vi mostrerò registrato in autonomia, quindi sicuramente non ci saranno i montaggi che fa Gabri, che è bravissimo. Una puntata ogni sera, magari le metterò insieme e vediamo quanto sarà lunga per non annoiarvi troppo e per far sì che sia scorrevole, del vero e reale avanzamento lavori di un'officina reale per il restauro conservativo di questa Golf GT, che voi avete già visto sul canale, che è quella che abbiamo ritirato ferma dal 2004. Questo video che cosa vuole servire? Vuole servire a mostrarvi e portarvi nella realtà delle lavorazioni di un'officina per rendere una macchina che è già bellissima, parlo di carrozzeria interni, uno splendido conservato abbandonato in un luogo asciutto e chiuso. Perché un box almeno uno, ma un pochino di umidità sulla parte ferrose è sicuramente presente. Un vano motore brutto e un motore che ha bisogno di cure per renderlo ancora ruggente come una volta. 112 cavalli, iniezione meccanica. Andiamo ad esaminare veramente quali saranno i passaggi che vedrete in questi video. Allora, questo è come si presenta il vano motore, ragazzi, ok? Allora, chiaramente non è brutto il vano motore, però è vissuto, ok? È completamente vissuto. Non è mai stato lavato, non è mai stato smontato, non è mai stato trattato. Quindi questo è come si presenta. Quindi vediamo se riusciamo a mostrare il tutto. Allora, iniezione meccanica, 8 valvole, e adesso voglio mostrarvi i particolari di come è messa la macchina. Allora, vano motore. Ok? Coperchio di distribuzione, supporti ammortizzatori, collettore di aspirazione, tubi di alta pressione benzina, pompa dell'acqua. Vedete i trasudamenti della pompa dell'acqua, la perdita della pompa dell'acqua, perché chiaramente col tempo che è stata ferma, quella pompa dell'acqua lì è pronta a perdere. Gli alternatori vanno ricondizionati, chiaramente un mega tagliando. I vari manicotti, le trasudazioni naturalmente, lo sporco depositato da anni e anni e anni e sicuramente il paraflu vecchio, quindi l'antigelo che ha fatto i suoi residui, naturalmente, anche se comunque vederlo così non è brutto, ma vedremo, andare a vedere, vorrei che vedeste insieme a me che cosa può aver creato l'antigelo e l'olio nel sottoscocca. La alziamo insieme, ragazzi, adesso sul ponte, così andiamo a vedere perché sarà una bella maratona, perché almeno in questo caso magari raggruppiamo, come detto prima, in un'unica puntata, in due puntate, vediamo quanto lungo viene, tutte le lavorazioni che andremo ad effettuare su questa Golf per renderla perfetta. Quindi c'è modo e modo, vedrete che c'è modo e modo di riparare le automobili e c'è modo e modo anche di fare le lavorazioni. Vediamolo insieme. Allora, automobile conservata, ma chiaramente bisognosa di cure, ok? Quindi questo è il punto di partenza dell'automobile che voi avete visto ritirata, che è un ottimo punto. Abbiamo già scaricato gli oli, le perite che vedete, abbiamo tolto il tappo dell'olio della coppa e del cambio, ok? Quindi quello che voi vedete è il vero punto di partenza di un'automobile bella, ma comunque ferma da quasi 20 anni. I sottoscocca bellissimi. Il ponte posteriore, questa è ruggine superficiale, però ha creato questa porosità molto brutta. Le pompe benzina, questa macchina è dotata di due pompe benzina. Quello che voi vedete in questa posizione è il filtro della benzina. Questa invece è la prima pompa della benzina. L'altra pompa della benzina invece è a immersione dentro nel serbatoio, ok? Chiaramente andremo a cambiare ammortizzatori, revisionare le pinze dei freni, vabbè, le gomme non sto neanche ad elencarvelo. Smontare l'assale posteriore, smontare l'assale posteriore e tirare giù il motore. Sì, perché il motore va controllato naturalmente, perché non si può sapere in che condizioni è arrivato. Guardate i gommini delle aste delle leve delle marce, per esempio. Tutte le parti soggette ad usura, ammortizzatori, frizione, il cambio andrà controllato, le boccole, tutti i tiranti. Le gomme non so neanche quanti anni possano avere. Però per il resto la macchina è un bellissimo conservato. Ecco, questa è una cosa importante che vi voglio dire.
come messaggio nella prima puntata, ecco. Allora, questa macchina è uno splendido conservato. Avete visto sul canale delle macchine messe molto molto male, spacciate per macchine belle. Questa invece è una macchina bellissima, conservata bellissima, però inutilizzata da un sacco di anni, ferma dal 2004. Questo video vi può servire per capire veramente che ci si può fare un tagliando, cambiare cinghia di distribuzione, cambiare l'olio, lavare la macchina e spacciarla per autovettura perfettamente conservata, pronta all'uso, che magari è anche vero. Ma io cosa ne so che quando comincia a usarle tutte queste guarnizioni, addirittura la coppa e il coperchio punteria hanno le guarnizioni di sughero, quindi no, il coperchio punteria sicuramente, forse la coppa è di gomma, però per dire, questa pompa, il radiatore, non abbiamo visto il radiatore dell'acqua, vediamo se riesco a farvelo vedere, questo radiatore in questo momento non perde, ma questa porosità qua sul bulbo è pronta per perdere. Se io mando in pressione come circolerà l'acqua fra poco, fra questo radiatore e quello del riscaldamento, è pronto a fare dei danni naturalmente. Il filtro dell'olio è nuovo, quindi si vede che l'hanno cambiato poco prima di fermare l'automobile, ma tutto il resto chiaramente no. La lavata di carrozzeria è stupenda questa macchina, ragazzi. Guardate la parte bassa del sottoscocca, i codolini, le parti rosse dei filetti. Cioè qua la polvere, il tempo si è fermato, guardate le plastiche. Io non faccio detailing e me ne guardo bene, ma queste condizioni qua sono veramente più uniche che rare. Quindi qua si parte da un'ottima base di carrozzeria per poi fare un lavoro approfondito dall'interno. Vi ricordate la Polo quando vi dicevo della colla sul cambio? Questa chiaramente ha molta più strada, ma qua c'è ancora la sua colla originale sul cambio. Questo cambio non è mai stato toccato. Quindi che dire, ragazzi, incominciamo a smontarla e vediamo che lavorazioni necessiterà e cosa faremo alla nostra Golf. Continuate a restare connessi. Questo non è il metodo ideale per tirar giù il motore, perché nella fase successiva, quindi per l'inserimento, quando avremo messo a posto tutto il sottoscocca, prima gli mettiamo sulla culla e il motore lo metti dentro dall'alto, quindi questo non è il metodo. L'ho fatto così perché l'abbiamo lasciato attaccato alla culla per tirarlo giù, per non andare a togliere la marmitta, per il collettore della marmitta. Però dopo andremo a rimontarlo in maniera diversa. Voglio che vedete più immagini possibili di come adesso, perché dopo sembrerà un'altra macchina. Però uno dice, ah, è pieno d'olio. Dalle parti importanti, guarda il monoblocco, guarda i tappi del monoblocco. Sapete perché i tappi del monoblocco non sono marci? Perché c'era dentro il paraflu buono. Il paraflu l'abbiamo fatto vedere prima, se guardate la parte iniziale del video, l'abbiamo fatto vedere prima ed era perfettamente verde, quindi era stato sostituito abbastanza di recente. Se uno lascia la macchina ferma, questa è ruggine superficiale, è proprio ruggine superficiale. Se uno lascia la macchina ferma, questi qua, con l'acqua dentro, questi qua marciscono subito, immediatamente, solo che finché ho il motore in mano, vabbè, i tre tappi li posso anche cambiare. Questo deve tornare nuovo. Guardate la testa, non perde, non ha una trafilazione di olio, zero. Ma proprio zero, 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 niente. C'è qualche trafilaggio proprio appena appena dalla coppa e un pochino dal cambio, ma proprio poca roba. Questa è l'iniezione K, il mio amore proprio. Io non ho la simpatia per questa iniezione qua. Però d'altra parte, quando si voleva andare forte, era l'unico modo, a parte i carburatori. Questi sono i suoi tubi di alta pressione che vanno ai suoi iniettori. Questa è la sua testina, che in questo caso è molto semplice perché è integrata nella scatola filtro dell'aria. Si controlla che questo è libero, che questo non sia bloccato. È una sorta di debimetro, ecco, diciamo così. Questo non deve essere bloccato, deve esserci una molla che lo richiama. Bisogna sperare che con la benzina vecchia questa una bella revisionata e possa tornare perfettamente funzionante. Questo è proprio l'attrezzatura Volkswagen perfetta. Qua puoi fare tutte le regolazioni che vuoi. Ah, e questo è originale, Crick della Polo, quindi perfettamente funzionante. Della mia Polo, perfettamente. Quindi già manca qualcosa all'appello. Vabbè, pompa dell'acqueo.
Questo è strano che si rompano questi, non si rompono mai. Va bene, poi la calotta, lo spido, lo spinterogeno, la spazzola rotante, tutto quello che può servire. Voglio che questa macchina torni veramente, veramente bella, perché questa macchina è stupenda, ma è stata troppo tempo ferma. E poi andremo a vedere il motore per capire come è messo una volta che l'abbiamo denudato completamente. Ma step by step, quindi al prossimo giro vedete tutto il resto. Anno 70 anticristo nato. Vergilius, poeta italicus, uomo d'urbs, condita sit. Commemorat et descrivit Eneida, magnum litterarum opus, regnante Augusto, Romanorum. Macchina completamente denudata. Non ci sono state sorprese di carrozzeria, l'abbiamo già vista. Però con tutti i pezzi smontati, secondo me, si può analizzare bene. È sporca, è molto sporca. Si vede anche la mia ombra, tra l'altro. Vabbè, mancano veramente vaschette dell'acqua del Tergi, pompa dell'ABS, pompa dei freni, perché non è l'ABS. Quando le macchine non avevano ancora il servosterzo e l'aria condizionata, non avevano niente, c'era soltanto la guida. Andiamo ad alzarla perché voglio farvela vedere sotto, per poi farvi vedere il discorso della benzina, che poi si ricollega alla Polo. Romanorum opus, regnante Augusta, Romanorum imperatore. Non fatevi ingannare dallo sporco, la macchina è veramente, veramente bella. Sorprese per quanto riguarda la ruggine, anche sotto i puntoni d'attacco, guardate, del telaio. Non ce ne sono stati. Questo è veramente un restauro, da poter dire. Ho smontato la macchina per vedere com'è. Guardate già la Golf GT, la Golf comunque seconda serie, passavano i tubi del carburante già nella carrozzeria, nell'85-86. Questa è completamente conservata. Vedete, soltanto dopo la sposteremo, andrà in una sala di degenza per la pulizia approfondita. Manca da smontare la pompa della benzina ancora. Abbiamo tirato giù quella nel serbatoio. Questo è tutto sporco, eh? Quindi via il serbatoio e poi si dà una di quelle lavate che fa veramente paura. Ecco, questo che vedete qua, è ruggine superficiale, ma è... questo è il box. Vedete? È proprio l'umidità del garage, perché purtroppo... alcuni posti, almeno uno, meno due, io sono i posti che preferisco, però alcuni hanno un pochino di umidità, quindi sulle parti ferrose si deposita. Ma guardate la parte sotto. Una volta le macchine erano tutte verniciate. Guarda. Guarda i bulloni. I fori dei bulloni. Tutti i bulloni che sono venuti. E c'è un bel lavoretto, comunque. Però queste sono le condizioni della macchina. Ecco, una persona può dire, ok, come mi hai consegnato la macchina? Almeno si è visto il lavoro che c'è. Non quando vado in televisione, ho una macchina che è messa così sotto, mi cambiano la pompa dell'acqua, mi fanno i freni posteriori, la macchina è a posto. La macchina è a posto per i due difetti che aveva la macchina, ma per tutto il resto non... Guardate la colla dei longheroni. Ancora la sua colla. Adesso vi voglio far vedere questo. Allora... arrivo. Allora, questa macchina, come vi dicevo, ha due pompe benzina. Una di bassa pressione a immersione nel serbatoio e poi ha la pompa esterna che fa funzionare la cappa Getronic. Guardate la benzina vecchia. È diventata colla praticamente. Chiaramente questo ha spaccato le tubazioni, questa gomma qui. Non è più gomma ormai. Guarda. Guarda che cosa fa la benzina vecchia dentro nella macchina. Guarda. Questo è come il tuo, Gab. Tu lo tiri, poi puoi ricomporlo come cavolo vuoi, come il DAS praticamente. Vuoi una forma orizzontale, gliela fai prendere. Lo vuoi verticale, non fai nient'altro che far così. Lo arroti
su te stesso e lo metti dove vuoi, te lo tieni in tasca. Quando ce l'hai bisogno lo apri in più pezzi e lo componi. Comunque, a parte gli scherzi, naturalmente, il galleggiante è bloccato perché la pista del galleggiante, questo si potrebbe provare a sbloccare nel caso fosse introvabile, ma dovrei averlo trovato. La pista del galleggiante qua chiaramente è sempre stata in una posizione. Ecco, quando lasciate ferme le macchine, vabbè, questa è rimasta ferma una cifra improponibile, però quando si lasciano ferme le macchine sempre meglio lasciarle col pieno di benzina, sempre, perché ora che emulsionano, quindi diventano colla, 50, 60, 70 litri di benzina ci impiegano veramente una vita, ecco. Quindi conviene lasciare tutto lubrificato con la benzina stessa. Mi sono dimenticato anche la lampadina.